Nuovo video, e questo qui è il terzo episodio della serie Alte Mods. Voi magari vi state facendo una domanda: ma perché sono girato verso quest'albero? Per non spoilerarvi di quello che ho fatto tantissime cose. Incominciamo subito dalla sala delle fornaci. Anzi, no, questa qua la teniamo per ultima. Ho eliminato la casa in pietra che c'era qui. Dopo che ho messo un storage drowner, un cassetto. Più metto tutti il lino, queste cose varie. Questa qui era il crusher, solo che l'ho abbellito un pochettino di più. Qui si mettono i materiali, qui c'è il crusher. Questo qui è il nostro generatore a carbone, e sto prendendo danno. Intanto... Ok ragazzi, ho aumentato il volume del gioco. Questo qui invece è il carpentiero, una cosa che non ho capito manco io. L'ho usato solo una volta. E basta. Cominciamo da qui. Qua ci sono tutte un altro cassetto in cui metto tutti i miei frutti. E qui ci sono delle tende del vampirismo. Sono dei cacciatori di vampiri. Che ogni tanto, ci vuole un bel po' di tempo però, ogni tanto spawnano e perciò mi proteggono. Dopo il magazzino. Ragazzi, guardate quello che ho creato. Per fare tutti i minerali, perché ero troppo seccante per farlo in video, ora vi farò vedere una cosa, tipo io prendo uno di questo, magari questo no. Io prendo uno di questo. Prendo cosa a caso così, avete visto? E prendo cosa a caso così. Avete visto? Che ho tante cose a caso. Io basta che clicco tasto destro, si prende le cose che ci sono messe. Tipo, qua c'è un grappolo d'uva, io ce l'ho nell'inventario. Invece di metterlo così, lo metto così e già automaticamente si mette. Invece per queste cose vale la stessa cosa. Tengo così, ecco qui, avete visto? Questo qui è una cosa molto semplice. Qui magari metto, qui metterò tutte le cose del Enderaio. Qui magari delle cose, queste qua sono le carte delle costellazioni che non ho capito neanche io. Ok, e dopo per ultimo vi farò vedere la parte più bella. Guardate, guardate, guardate. Partiamo da qui. Ecco qui ragazzi! L'ho ordinato benissimo. Questi qua sono dei cristalli sotterranei blu che fanno luce, no? Invece di usare le torce, che magari sono più brutte, lo usate qui le torce. Qui è tutto più semplice, tutto più pulito. Qui sono tutti i cavi, tutto collegato, molto semplice. Ecco qui. Per esempio le fornaci funzionano, no. Si possono cuocere le pere, no? Ok. Va bene. Ok. In questo episodio io vorrei costruire la mia prima casa di Minecraft. Io avrei in mente di... Io in questi giorni mi sono trasferito in questa piccola casa che era già fatta nel villaggio, ma non tanto mi piace. Perché dove è piccola? Guardate, io basta che entro qui. Ecco, così... E qui c'è la casa, ma molto piccola, perciò... Questa qui è una cosa molto utile. Guardate, avete visto? Tipo se io prendo, vabbè, un altro macchinario che... quando ci servirà ve lo spiegherò. Ok. Ecco, dopo, esplorando un villaggio, in una cassa, ho trovato questo giubbotto del vampirismo. Come vediamo come si chiama? Mantello del cacciatore. È fortissimo. Punti armature, più 9 dopo speciale. Un bellissimo... giubbotto come armatura. Che intanto io piazzerei il letto qua, non si sa mai, moriamo e dormiamo pure. Ok, io vorrei fare la mia casa, i muri della mia casa, o li vorrei fare in stone brick. Il pavimento invece li vorrei fare in marmo. Vediamo se lo trovo il marmo. Marmo, vediamo. Ecco, questo qui dovrebbe essere questo. Questo qua magari è più difficile, anche se è bello. Marmo dovrebbe essere della quarca, infatti questo qui, marmo, che si trova pure sottoterra. Pure questo se non sarebbe male. Marble. Ma io esclusivamente userò questo qua, marmo, che si trova sottoterra. Ragazzi, io prenderò un bel po' di cobblestone, che ce ne serve tantissimo. Magari ne metto qualche pezzo, un pezzo di cobblestone lo rimetto. Prendiamo tutta la pietra che abbiamo. Ecco così.
Vediamo se altre pietre. Vabbè, questa qua ci basterà. In caso se non ci basta, la andiamo a prendere. La casa ho in mente di farla grande. Dove così potremmo mettere anche alcuni macchinari. Ok, incomincerei a mettere uno stack ciascuno. Ok, vediamo. Io spero che l'energia ce la faccia a tenere con tutte queste fornaci. Qui sono carichi. Questo qua pure è carico. Quello di sopra dovrebbe essere anche carico. Perciò problemi non ne dovrei avere momentaneamente. Ora l'unica cosa da fare è cercare il marmo. Ok ragazzi, la mia casa la farò qua. E qui dovrò scavare tutto. Ma incominciamo a segnarci il perimetro. Ma io incomincio a fare la casa. E sarà una semplice casa momentaneamente. Segniamo tutto il contorno della nostra casa. Momentaneamente sarà questa. Dopo si aggiungeranno varie stanze, magari cose sottoterra. Ok, e per ora lasciamo così. Ora servirà la porta. La incominciamo a mettere. Ne mettiamo due. Qui ci vorrà il pavimento, noi cominciamo a metterlo così. Ecco qui la nostra porta. Come si apre? Vediamo. Non si apre. Non so perché, ma non si apre. Ok ragazzi, ho scoperto una cosa. Un pochettino complicata è stata. Mi servono dei Dark Steel Ingot, eccoli qui. E dobbiamo fare questo. Speriamo che ce ne dà due. Invece ce ne dà solo una. Va bene. Queste pressure plate sono tipo speciali. Avete visto? Praticamente queste pressure plate si possono solo usare dai player. Se tipo così penso che si possano attivare. Infatti neanche così. Solo da me. Cioè dal giocatore. Solo io sono il giocatore. Dopo si potrebbe anche fare che io tramite la painting table queste pressure plate sono invisibili, così entra tutto automatico. E se ne mettere se deve mettere una anche di qui. E ho visto che non posso entrare per ora, allora per oggi faccio così, dopo sistemerò tutto e sistemo così per ora. Ok, ora ci tocca sistemare tutto il pavimento. Ok ragazzi, ho scavato tutto, ora dobbiamo mettere i mattoni di marmo. Se vedete che ho fatto un muro così, dopo lo romperò magari dei pezzi, tipo un quadrato, tipo così, e gli metterò del vetro. Per sembrare molto più bello, ok. Questa casa magari prima la faremo un piano e dopo magari in futuro si farà pure due, tre piani. E possiamo fare che continuerà di sotto tramite degli ascensori. Ok, abbiamo fatto tutto, ora dobbiamo rompere qua intanto. Facciamo così e la mettiamo di qua. Presso il thread. Ora dobbiamo incominciare a fare le finestre. Cominciamo a fare tutte le finestre. E continuiamo così. Abbiamo finito. Allora si dovrebbe fare il tetto. Per fare il tetto avrei qualche idea. Magari potremmo fare così. Non so se funziona. Magari tipo facciamo dei quadrati. Ok. Facciamo dei quadrati tipo così. Di due. Un, due, tre. Facciamo questo quadrato. Dopo un, due, tre. E facciamo questo quadrato ancora così. E continuiamo.
ragazzi, l'ho voluto fare così, così qua dentro si metterà il vetro e abbiamo magari il tetto, così potremo vedere il cielo. Ora servirà solo del vetro e dopo si sistemerà, magari lo sistemerò off camera, metterò vari dettagli. Ora prepariamo il vetro. Ragazzi, ne avevo 34 pezzi di vetro in una cassa. Incominciamo a metterli qui, così. Non è male. Ecco così. Ci bastano, per fortuna ci basta il vetro. Perché una cassa troppo vetro non è... Cioè, io per uno non riesco... Io per uno non riesco a concludere quella casa. Ok, per il prossimo episodio dovrei procurare degli ender ingot. Come si vediamo se riesco a trovare. Vabbè, basta che faccio slash ender. Ah, io dobbiamo gli half ingot forse. Questi qui, ragazzi, dobbiamo procurare dark steel ingot. Come si creano? Si trovano, mi sa. Si possono trovare con... Ok, fonderia e induzione. Per il prossimo episodio magari creiamo un pochettino di macchinari. Steel ingot, ma il problema è questo, come creo lo steel ingot? Blast furnace, che io ce la dovrei avere, la sì ce l'ho. Ingotto di ferro, e barro lo steel ingot e mi dà lo slag. Ok ragazzi, non è tanto difficile. Ragazzi, abbiamo preso il vetro. Ecco qui, abbiamo finito finalmente. Si potrebbe mettere anche qui una finestra, magari non la metto io. Una cosa che servirebbe sono le lampade, però le lampade vanno alimentate. Vabbè ragazzi, lasciate like e iscrivetevi. In questo episodio ho fatto una casa molto bella, penso. Per il prossimo episodio vi faccio trovare magari un altro di questi tappetini. Magari sistemo la casa un pochettino, faccio il tetto, la faccio diventare un pochettino più bella. Perché magari fare un altro episodio sulla casa magari non è il massimo. Se sto parlando piano, scusate, perché è notte, perciò non posso parlare forte. Mi stanno dormendo tutti. Lasciate like e iscrivetevi. 10 like ci sarà il continuo della serie. Alla prossima, ciao!